Ancora una vittoria per il Manfredonia Calcio, che batte il nuovo Spinazzola per 3-1 e mantiene la vetta della classifica a pari punti però con lo United Slide. Una partita che per gli uomini di Mister Agnelli si era messa in salita, infatti la squadra di casa inizialmente si era portata in vantaggio al 18° con il gol di Ariani, che di testa ha finalizzato un traversone dalla destra, con una retroguardia bianco-celeste rimasta quasi ferma. I sipuntini dopo il gol si buttano subito in avanti e reagiscono in modo veemente. Infatti è al Brizio a segnare per primo ed infilare la greca al 19° sempre del primo tempo, su un perfetto assist di Laboragine. Al 24° invece è il momento del bomber Trotta, che con un tiro a giro sul secondo palo porta in vantaggio i suoi, eguagliando le 76 reti con la maglia bianco-celeste che in passato c'era riuscito il Derrico Valerio. Nella ripresa è ancora il Manfredonia in avanti e Mastro Pasqua all'11° della ripresa porta sul 3-1 il risultato. Suo è il tiro che si infila nell'angolino basso e realizza il 20° gol della compagine biancoceleste con una buona media, cioè di 4 reti a partita. Come già detto, il Manfredonia e lo United Sly comandano questa classifica del campionato di promozione girone a Puglia con 15 punti. Domenica prossima il Manfredonia ospiterà il Real City al Miramare con gara che inizierà alle ore 17.